Lo sport è comunque sempre maestro di vita. Lo sport per me è stato davvero la carta vincente, perché io in tutte le interviste, comunque nelle esperienze che racconto, dico sempre che sono uscita a 15 anni di casa ed ero una bambina molto timida e molto chiusa. Lo sport mi ha dato la possibilità di aprirmi, di condividere tante cose insieme ad un gruppo, ad una squadra, di conoscere, di apprezzare non da sola, ma insieme a un gruppo poi di colleghe e raggiungere l'obiettivo insieme poi a loro. Quindi credo che lo sport è davvero maestro di vita. Le vittorie, le sconfitte, le medaglie che io ho al collo, secondo me non hanno alcun valore rispetto a poi determinati valori come la determinazione, la tenacia, il fatto di non tirarsi mai indietro, il fatto di affrontare sempre a testa alta qualsiasi cosa, giusta o sbagliata che sia. Dare valore alle proprie scelte, lo sport insegna davvero tanto. Ma il primo messaggio a tutti i ragazzi che si avvicinano allo sport è di farlo sempre con uno spirito di divertimento, di leggerezza, ma con grande anche impegno e grande voglia di fare. Per quanto riguarda l'alimentazione, curare la propria alimentazione, perché questo è il messaggio, no? Chi sa curare la propria alimentazione ha rispetto per se stessi e di riflesso per il proprio pianeta. Quindi insomma è una marcia in più, è una carta vincente, è un biglietto da visita, diciamo, non notevole. Ma credo che sia davvero questa una vetrina importantissima, importantissima per il nostro paese. Io poi ho fatto sport, ho rappresentato l'Italia con vesti differenti da atleta, però è una responsabilità. Quando scendevo in campo avevo scritto dietro Italia, non volevo fare brutte figure. Questa è davvero una grandissima vittoria, è un'esposizione a livello mondiale incredibile, scendono in campo tutti i paesi con tematiche ovviamente differenti, perché si parla di rispetto, rispetto per il cibo, rispetto proprio per il nostro pianeta, e quindi quello che noi lasceremo è sicuramente una pagina molto bella e vincente del nostro paese. Certo, io credo che l'alleanza debba essere fatta a priori, non solo tra donne, però sono anche convinta che quando una donna decide di raggiungere un obiettivo riesce sempre, per una determinata sensibilità, per una tenacia molto forte. Poi io vengo da un ambiente di gruppo, di proprio tutto al femminile, e spesso e volentieri nei momenti più difficili, quando le cose andavano non benissimo, abbiamo messo da parte tutti i nostri problemi per raggiungere appunto l'obiettivo. Quindi noi donne, quando vogliamo e siamo unite, siamo davvero un carro armato, diciamo.